video. Magari togliamo un attimo un po' di zoom. No, così lo metto, così lo tolgo. Ok, perfetto. Sono tornata appunto a capo, secondo me. Comunque, questo qua è il video sui prodotti preferiti dell'ultimo periodo. No, anzi, del mese di marzo, in realtà. Comunque, quando basta, non mi sopporto più oggi. Allora, io direi di iniziare con i due prodottini di make-up che ho. Abbiamo prima in assoluto, di cui voglio parlare perché io sono stata... No, non sono stata omaggiata dalla Maybelline, non mi hanno cagato minimamente, come se... cioè, come mi sembra giusto. E niente, la Maybelline anche a me ha spedito questo nuovo lancio di mascara, ciglia sensazionali. No, ok, a parte gli scherzi, ho adorato per tutto il mese di marzo, perché io l'ho acquistato tipo fine febbraio, sì. Questo mascara qua nuovo di Maybelline, il ciglia sensazionale, non mi sopporto più i capelli oggi, i ciglia sensazionali, questo effetto ventaglio. Allora, non si vedrà nulla da qui in realtà, perché è stato applicato abbastanza male. Il trucco di questo ve lo riproporrò, tranquille. Anzi no, in realtà l'ho già fatto. Beh, non si vede nulla, ok, immaginavo, in realtà, però, niente, ho su questo mascara qua, è eccezionale. Che cos'ha di particolare? Praticamente questo mascara qua incurva un sacco le ciglia, le allunga, devo essere sincera, un po' pecca, e diciamo che non le volumizza più di tanto, quindi... per quello è un po' una pecchina, ma io lo amo, mi piace tantissimo e è uno dei pochi mascara di Maybelline che mi è piaciuto, perché ho tipo provato anche il classic di Maybelline ma non mi è piaciuto minimamente, e questo qua mi piace davvero un sacco, quindi complimenti Maybelline. Altro prodotto che invece ho da una vita, ma ho sempre non snobbato, perché non è vero che l'ho snobbata, perché la bramo, soltanto che non la calcolavo, sì, diciamo così. Ok, calcolavo più di tanto. È questa palette che potete trovare tranquillamente ancora dai beauty store Sephora, perché appunto la loro palette, come potete vedere, Sephora c'è lo specchio, qui c'è la sua plastica, abbiamo in dotazione una matita in full size, che è la brown. Ecco qua, è la brown, e poi abbiamo anche questo pennellino d'eyeliner qui e questo pennellino da ombretto per applicare l'ombretto o comunque anche per sfumarlo, secondo me va molto bene. E poi qua abbiamo tutta questa serie, fantastico, fantastico, complimenti, di ombretti. Vabbè, rimarrà a terra. Abbiamo una base ombretto, due illuminanti, uno sul rosato, l'altro, vabbè, vediamo un attimo. Allora, abbiamo una base ombretto, che è questa qui, due illuminanti, che sono questi qua, questo qua è sul rosato, questo qua è proprio bianco. Vedete? Vedete? Sette, sì, questo qua è l'eyeliner che vi ho fatto vedere che è tipo indelebile. Questo qui. E questo qua sul rosato è così. Oddio. Ok, questo qua è quello sul rosato. Rosato, bianco. Rosato, bianco. Poi abbiamo questo colore qua molto bello, arancione. Questi quattro ombretti qua, di cui... nella prima fila 3 sono matte, 1 no, 3 sono shimmer, 2 e 3, e poi abbiamo questi due che sono matte, sono un marrone scuro, oh mamma, un marrone scuro e un tortora. Poi abbiamo questo qui che è un altro ombretto, che è quello che su la palpebra mobile oggi, e poi abbiamo quest'altro che è un bellissimo ombretto, e alla fine abbiamo due eyeliner, e sono questo marrone scuro e questo nero. Sono tutti e due matte, soltanto che ci sono volati su un po' di glitter degli illuminanti, perché sono molto glitterati, e in questo caso su l'eyeliner marrone.
Quindi questa è tutta la palette. Mi tolgo un attimo lo zoom. Ed è molto molto bella, molto molto carina, molto tipo no. Ok. È molto ricca di colori. C'è il suo specchio, c'è molto molto oddio, tanto che ci sono raccolto anche il pennello. Cioè, è ben fornita come palette, una palette proprio buona e secondo me è un dupe valido della Naked 2. Perché sono andata a fare un confronto perché c'erano le due palette aperte e è davvero praticamente uguale identica. E, quindi niente, ve la straconsiglio. Costa 29,99 euro, quindi 30 euro rispetto ai 47 della Naked 2. Se avete il 20% di sconto vi viene a costare anche meno, quindi io vi propongo questa. Poi, passando al reparto Ongi. Mi piace un sacco, ho utilizzato tanto in quest'ultimo periodo questo smaltino qua di Essie, che è il numero 27 Watermelon. Mi piacciono un sacco, sono andata in fissa tantissimo per gli smaltini Essie. Hanno questo applicatore enorme che facilita davvero tantissimo l'applicazione dello smalto, davvero. Mi piacciono un sacco, belli liquidi anche a distanza di un anno, tranquillamente, perché questo qua ce l'ho da un anno. E molto molto buoni, molto validi, mi piacciono un sacco. Vorrei comprarmi il Fiji, ma cazzo, 12 euro per uno smalto? Cioè, porca miseria, questo qua mi era stato regalato a Natale dell'anno scorso, quindi non l'ho pagato io. Però cavoli, 12 euro uno smalto, ma siete fuori come dei balconi voi. E quindi aspetto che magari, non so, venga qualche saldo, non lo so, non lo so. Aspetto che cada Dio dal, come si chiama? Dal cielo. Mi venga a dare una mano un attimo. E niente, proprio poi quello, il Fish me lo compro perché ce l'ho qua, ce l'ho qua. No, com'è che si dice? Ce l'ho qua. Ah, mi piace. Interessante. Quindi questo qua mi è piaciuto assolutamente. Con un top coat ho fatto il calcolo, mi dura 5 giorni, 6 giorni, quindi è tantissimo. Ne vale la pena, però sono sempre 12 euro per uno smalto. Accidenti. Poi vi promuovo due candele, due Yankee Candle, queste qui. Ho due candele, vi parlo della jar più piccina che sto quasi terminando, come potete vedere. È la jar che di solito trovate come sfondo nei miei video. La candelina accesa è sempre questa. L'ho comprata a ottobre, novembre, bei tempi, quando c'era ancora tutto il tempo per prepararsi alla maturità e adesso già, siamo già ad aprile e non ne ho minimamente voglia, cioè. Non potete capire che ansia mi sta salendo. Comunque, è una candela che oltretutto avevo pagato 8 euro. Pochissimo. Davvero, davvero poco, 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 poco. Non so più come mettermi questi capelli, adesso me li leggo. Allora, questa è la candela, cioè è consumatissima, cioè davvero. Mi piace, mi è piaciuto un sacco, profuma davvero tanto la stanza, quindi questa ve la consiglio un sacco. Ed è la Fireside Treats, quella la classica i marshmallow grigliati di qua. È molto molto buona, eccezionale, davvero mi ci sono trovata molto bene e consigliatemi come, per cosa riutilizzare questa gelettina qua, perché sicuramente non la butto, però non so per cosa metterci dentro, sinceramente. Boh, boh. Vorrei provarne pian piano altre in realtà, però vabbè, vado su. Ne ho provate 3 o 4 di Yankee in realtà, di varie profumazioni. E adesso sto provando la tartina, la mia prima tarte della Snow in Love. Secondo me non c'entra niente con la neve, però è molto buona. Molto molto buona, molto dolce, molto, secondo me è eccezionale. Vabbè, lasciate perdere che ovviamente profuma la stanza che è proprio in un modo quasi naturale. No, è buonissima, ve la straconsiglio, andatela a usare perché dovrebbe essere anche in saldo tipo, ed è buona buona buona. Io, come potete vedere, la rompo pian piano a piccoli pezzi perché. E ce l'ho da
gennaio, quando sono andata in saldo. L'ho pagata 1,50 euro. Ah, è proprio buona, buona. Buona, 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 buona. Ve la straconsiglio. Questa qua l'avevo pagata 8 euro. Quando avevo venduto tipo un primer MAC, ero andata a comprarmi questa Yankee Candle qua. Cioè, avevo trovato in saldo, era buona, l'ho provata. Alla fine ho fatto uno scalpore sta Yankee. E poi in saldo ho comprato questa, la Snow in Love, 1,50 euro con i saldi di gennaio. È buona, buona, buona. Sono tutte e due. Questa qua, vabbè, è molto. Queste sono tutte e due molto dolci. Però questa qua sa proprio di cibo. Mentre questa qua è più fresca. È un dolce fresco. Perché non è. Boh. Non so descriverla perché. C'è qualcosa anche di speziato. Ragazzi, andate là. Andando a usare perché sennò continuo. Comunque ve la straconsiglio, sono tutte e due ottimi. Passando alla categoria profumo. Profumo. Vabbè, prodotto che mi piace un sacco è la Vie Belle di Lancôme. E un prodotto con cui mi sto fissando particolarmente è Black Opium di Yves Saint Laurent, Ivano Santo Lorenzo. Una volta che avrò finito questo profumo qua, ho Alien. No, Alien sarà tipo interminabile perché ho la cosa ricaricabile. Vabbè, questo profumo qua andrò a comprarmi assolutamente Black Opium o sì di Armani, cioè sono eccezionali come profumi. Questa qua è la boccettina, come potete vedere ne ho utilizzata un sacco. Ecco qui. C'è tutto un programma sta boccetta, ragazzi. Questo qui è un profumo che rimane tantissimo. È proprio curato nei minimi dettagli, costa davvero un sacco. Cioè, Lancôme, che cacchio, cioè, di... E costa davvero un sacco. Guardate, che brutta cosa vederla così. Costa davvero tanto, 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 tanto. Però è buono, è molto buono se a voi piacciono i profumi dolci, cioè io col dolce, coi profumi dolci. Pensate che ho quello di Acquolina allo zucchero a velo, che è proprio dolce puro. Vabbè, dura tantissimo, davvero un sacco, e persiste sulla pelle, almeno su di me, persiste tantissimo. E io trovo che sia strepitoso, assolutamente. Ed è appunto la Vie Belle di Lancôme, quindi andatela a usare, se poi vi piace compratevelo, mettetevi da parte i soldi come ho fatto io e compratevelo. E ultimo per la categoria tipo cibo, abbiamo il Twinings, questo qua, l'Iced Tea alla pesca, è buonissimo, anche quello al limone è molto buono. Vi straconsiglio questi tè qua, mamma mia. No, proprio buono. In questo periodo mi sono fissata assolutamente con questi tè qua. Anzi, in realtà, se adesso trovo tutte le spezie, mi vado a provare a fare un chai tea. Non è più il periodo da chai tea, in realtà. Chai tea latte voglio provare a farmi perché vedo che Gloria ne è impazzita per questo chai tea, chai tea, chai tea. Sapete che vi dico, lo provo anch'io. Anzi, andrò proprio a farmi sto chai tea. Se mi viene decentemente, vi provo a fare la ricetta se vi interessa, non lo so. Niente, questo qua è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi quali sono stati i vostri prodotti preferiti più utilizzati del mese di marzo. E mettete un bel mi piace, iscrivetevi ovviamente e commentatemi qua sotto appunto dicendomi quali sono stati i vostri preferiti, cosa vi è piaciuto, cosa no. E il prossimo video che dovrò andare a registrare. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, stice!